Ehi ciao, io sono Giulio e oggi cercherò di imparare a giocare a scacchi. Mi sottoporrò a una sfida che consisterà nel cercare di, appunto, imparare a giocare a scacchi in meno di 2 ore. Io non ho mai giocato a scacchi, ho giocato magari qualche anno fa da piccolino a dama, ma ora non più. E quindi niente, con la scusa di questa sfida voglio cercare di imparare a giocare. E poi imparare le regole, ecco. Allora, eccoci qua. Non ho la minima idea di dove iniziare, quindi iniziamo subito. Allora, ho 2 ore per imparare a giocare a scacchi. Non penso di riuscirci. Ci proviamo. Questa sarà una bella sfida. Quindi, iniziamo subito e non perdiamo tempo. Ehi Siri, imposta timer di 2 ore. Dai, non far brutta figura. Avvio il timer per 2 ore. Con calma, eh. Allora, ho già sprecato 5 secondi. Ottimo. Allora, come imparare a giocare a scacchi in 2 ore. Imparo a giocare a scacchi in 20 minuti. Vai. Ottimo. Metterò a guardare questo video e vediamo cosa imparo. Vai. Salve, in questo video vi Oddio. proporrò un mini Salve. riassunto delle regole base per giocare al bellissimo gioco degli scacchi. Questo Vedremo, gioco che bellissimo. spesso per le complicazioni delle combinazioni, per la creatività dei suoi giocatori, viene spesso paragonato ad arte. Gli scacchi inoltre sono un vero e proprio toccasana per la mente Sì, e ok, fammi aiuta imparare, basta, non me ne frega decisamente. niente di cosa mi dà. Infatti Voglio imparare aiutano a giocare a molto scacchi a in 2 ore. decidere bene. Iniziamo quindi Sembra molto lento esaminando il questo campo video. di gioco, la cosiddetta scacchi Sono 20 minuti mat, molto lunghi. non è altro che un quadrato In tutto ciò è chiaro e passato scuro, di solito di colori esattamente bianco e nero, 3 qui sono minuti. tutti bianchi. La Due scacchiera può essere divisa con lettera D, la colonna E con la lettera E, la colonna F con la lettera F. Poi ci sono le minuti e mezzo. Fili. traverse o righe e si sviluppano viceversa in orizzontale. E poi bisogna mettere Oddio. la donna si mette il bianco e Intanto devo poi può capire scegliere come di si chiamano i mettere pezzi il che non ho nero. capito la mossa. Ripeti. A questo punto, I pedoni. poi Fili ci sono. abbiamo due torri ai bordi in prima Due torri, traversa, ok, lì ci arrivo affiancato da due anch'io. Due cavalli, cavalli, ok. dopodiché due alfieri, Due la donna alfieri. e il re. Per decidere in Donna che posizione e mettere, i giocatori possono iniziare a re, ok. Vai. muovere. Il primo che muove è il bianco e quindi può scegliere di muovere uno dei propri pezzi. Perché muove il bianco? Ad Perché? esempio, un pezzo per uno a mossa fino a che la Calma, partita non come finisce. sposti? Vediamo Grazie, quindi ora Fili. come muovono i singoli pezzi. Ad esempio, la Oh, torre. ok. La La torre è un torre. pezzo che muove. Ok. La torre è un pezzo che striscia come la maggior parte degli altri pezzi degli scacchi. Quindi se trova un ostacolo non lo può oltrepassare. Ad esempio, anche l'alfiere è un pezzo che striscia, però a differenza della torre si muove invece che in orizzontale e in verticale, in diagonale, lungo quelle che vengono chiamate appunto diagonali anche nel gergo Fili. scacchistico. Quindi l'alfiere si può più Un po' più di potente sulla vita. scacchiera. Cioè, una Infatti può depressione muovere sto ragazzo. combinata con Ok, ma come la torre. anche Anche sulle quindi diagonali. questa Oh, donna da vai. sola può Immagine coprire potente. veramente tutte queste case. Il Infatti lo re. scopo del gioco è quello di attaccare imparabilmente il re avversario, quindi una cosa ottimale è quella di Attaccare o tenere al uccidere, sicuro immagino. il proprio per evitare che possa venire attaccato. Il re però è un pezzo Ok. poco potente. Il Ok. re è l'unico pezzo che non può muovere una casa minacciata dall'avversario. Ad esempio, in Cioè? questo caso, normalmente il re potrebbe muovere in queste due case segnate di rosso. Però, Perché? siccome c'è l'alfiere No, non ho capito, avversario calma, calma. che sta praticamente Non ho capito minacciando, perché. però, siccome c'è l'alfiere, il re potrebbe muovere Non può muoversi in una dall'avversario. Ad casa esempio, in minacciata questo caso, dall'avversario. normalmente il re potrebbe muovere Non ho che capito sta perché. praticamente Vabbè. minacciando, Non ho sono capito. tutte le Ti stavo ascoltando, posizioni. scusa. Muovere a L in uno di questi. Per esempio, questo pedone avanti, quindi questo pedone può ad esempio l'avversario. Ok. Quindi i Ok, pedoni va bene. catturano in Ci sono diagonale più o meno. che viceversa muovono in avanti Ok, di va una benissimo. casa oppure di due. Ad Vabbè, dai, esempio, finisco di guardare questo video e ci una sentiamo dopo. qualsiasi delle case non minacciate. Quindi non vi resta altro che preparare la scacchiera con tutti i pezzi.
Allora, ok, ho capito moltissimo. So che non mi ricordo più niente. Questo potrebbe essere un problema. Quanto manca? Manca 1:37. Allora, prima fare una partita, direi. Allora, vediamo se c'è un sito tipo online per giocare con un computer, magari, così non faccio fare brutta figura a un tizio. Perché tanto mi batterà sicuramente. Chess online. Chess.com. Ok, play computer. Ok, calma, però io non mi ricordo minimamente le regole. Vabbè, proviamo. Allora, chess computer. Chiamo Jimmy. Ah no, sto giocando con Jimmy. Ciao Jimmy. Allora, inizio io. Facciamo così. La mia prima mossa, ragazzi. Ok, ora in teoria posso uccidere il nero, giusto? Vai, raga. Troppo forte. Ok, posso in teoria ancora uccidere il nero. Ok, giusto, ma ci sono lui. Io clicco sulle cose per vedere dove posso andare. Perché non mi ricordo minimamente. No, sono stupido, così mi mangia. Perché non mi ha mangiato? Poteva mangiare. Vabbè. Pa-pa-pa-pam. Boom. No, 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 calma, calma, calma. Che è successo? Non ho capito. Perché sono morto? Ok, vabbè, intanto creiamo un account, così almeno tracco le mie tantissime vincite che farò oggi, sicuramente. Esiste una pagina Wikipedia con tutte le regole? Allora, tutte le regole di scacchi. Perché io già non me ne ricordo più. Regole di scacchi albanesi.it. Ok. Ok, dai. Rifacciamo, direi. Sono carico, non stai ostinato. Vai, che ci devo fare? Nuova partita. Sto giocando con un computer, spero, vero? Ok, quindi sto giocando con un tizio, vero? Gioca. Oddio, sto giocando con un tizio, vero? Vai. Allora, il cavallo. Ah, io devo guardare qui, ragazzi, non mi scordo. Ok, il cavallo può fare così, quindi no. Allora, quindi potremmo ammazzare, quindi no. Certo, mi ammazza lo stesso, prove. Che ansia, giocare a scacchi è la cosa più ansiosa del mondo, penso. Ci spostiamo qua. Sto capendo niente. Punteggio, perché? Il nero ha vinto per tempo? Cosa vuol dire per tempo? Ascolta, me le dovete spiegare queste cose, non ci capisco niente, aiuto. Jimmy, sempre con Jimmy, grande Jimmy. Eroe numero uno. Vai, ti batterò. Ci mettiamo qui. Ok, dai che se... Porca vacca, se non si spostava avevo vinto. Giustamente, si è spostato. Se no, avrei vinto. Se no, avrei vinto. Allora. Forse ammazzo questo cavallo, prima dopo lui mi ammazza con la torre. Quindi meglio di no. Ci mettiamo qua. Sì, perché se mi metto qua nessuno mi può attaccare. Vai. Mannaggia. Oh, non so cosa fare. Guarda che comunque me la sto giocando, eh. Non vorrei non per dire, però. Ora mi metto questo qua. Metto qua. Perché? Per scacco matto. Ok, wow, figo però. Fighissimo, mi piace. Rivincita. Voglio batterti. Vai. Grazie.
Questo. Dai che rimasto col re. Dai che rimasto col re posso vincere. Forse. Patto. No! Potevo vincere, porca vacca! Peccato. Però, dai. Non è malissimo, dai. Sono molto contento. Quanto manca? 48 minuti. Vabbè, intanto abbiamo capito che si può fare benissimo in 2 ore. Però, direi che possiamo, proviamo a fare un'altra partita. Sempre bello facile perché voglio vincere. Jimmy, ti devo battere. Assolutamente. Porca vacca, si devo battere. Porco, che caldo però. Vai, rivincita. Io non ho ancora capito cos'è sta roba, però vabbè. Devo capirlo ancora. In teoria così ho vinto. Ma come patta? Perché non riesco mai a vincere? Che past. Porca vacca, sono sudato fradicio. Oddio. Mette un sacco d'ansia giocare a scacchi. E poi ogni tanto faccio cose a caso, perché non so letteralmente quello che faccio. Allora, mancano 25 minuti. Non penso di fare molto. Potrei fare un'altra partita, ma non ne posso più, quindi fermo qua il tempo. Fermo qua il tempo a 25 minuti, puff. Oddio, niente, dai. Io direi che la sfida direi che l'ho completata. So più o meno giocare a scacchi. Devo ancora capire qualche strategia, però ci sono. Pensavo fosse molto più complesso lo scacchi. Cioè, per carità, è molto complesso, anzi, è molto difficile capire come battere l'avversario. Però. Non male. Beh, dai, non è andata malissimo, anzi, sicuramente pensavo molto peggio. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. Ho imparato le regole, sicuramente, non a giocare, però almeno le regole, ecco. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi sapete giocare a scacchi e magari consigliatemi anche altre sfide da fare in futuro. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao!